Che cos'è la resilienza e perché parlarne? Ebbene, la resilienza è un concetto che è piuttosto di moda negli ultimi anni. Prima di tutto fa riferimento ad una qualità, una caratteristica dei materiali che ha a che fare con la loro resistenza ad affrontare gli urti. Per derivazione, da alcuni anni la psicologia ha approfondito quella che in effetti è anche una caratteristica umana, cioè la capacità di adattarsi positivamente a situazioni particolarmente avverse. Allora, parlare di resilienza in tempi di coronavirus, mi sembra utile. La resilienza quindi è una nostra caratteristica che si attiva soprattutto quando ci troviamo in momenti di particolare difficoltà, quando siamo esposti a una minaccia significativa. Ne possiamo vedere degli esempi all'opera, osservando quelli che ci stanno attorno. Io penso ad esempio al lavoro incredibile di resistenza e efficacia che medici, operatori sanitari stanno dimostrando da ormai, insomma, alcuni mesi. Penso ai volontari che stanno mettendo a rischio la loro vita al fine di consentire a persone in difficoltà di avere la spesa, di avere le medicine, di avere anche un conforto. Pensate a come hanno reagito alcuni negozianti quando c'è stato il lockdown. Io penso alle piccole attività, a quelle persone che fanno attività di ristorazione, che da un momento all'altro si sono ritrovati fermi, senza poter lavorare, con i dipendenti che o hanno dovuto licenziare o hanno messo in cassa integrazione. Ebbene, alcuni di questi negozianti, stanno affrontando il momento difficile continuando a lavorare con le serrande abbassate, producono pasti, producono pane, producono dolci che poi portano agli ospedali, portano alle mense. Insomma, stanno manifestando una capacità di adattamento positivo ad un momento di difficoltà che io trovo davvero ammirevole. Ecco, allora, questi sono dei piccoli esempi, ma naturalmente ce ne saranno molti di più in giro. La questione diventa: e io? Sono resiliente? Non lo sono? Bene, allora andiamo un pochino ad approfondire che cos'è questa resilienza, quali sono i fattori che la sostengono, che la promuovono. Ecco, intanto è importante dire che la resilienza è qualcosa che dipende sì dalle nostre personali caratteristiche, ma non solo, è anche molto legata all'ambiente in cui noi ci troviamo a vivere, a crescere, a svilupparci. Allora, intanto ci sono alcune caratteristiche individuali che rendono più probabile un atteggiamento resiliente. Quali sono queste caratteristiche? Beh, per esempio, l'appartenenza al sesso femminile. A quanto pare, noi donne tendenzialmente manifestiamo maggiormente comportamenti resilienti. Un altro elemento importante è il grado di autostima e di autoefficacia. Ecco, io penso ad esempio agli insegnanti che in questo momento si stanno confrontando con una sfida importante, quella della didattica a distanza. Non era affatto scontato che da un momento all'altro voi come professionisti foste chiamati a attivare delle conoscenze, delle abilità, delle competenze tecniche, specialistiche legate alla parte digitale, ma non solo, anche al fare attività didattica attraverso dei mezzi completamente nuovi. Ecco, questa dal mio punto di vista è un'enorme sfida. Probabilmente ha chiamato in causa il senso di autoefficacia, cioè
la propria valutazione rispetto al riuscire in un compito così difficile. Probabilmente per alcuni è stato un po' meno complicato e difficile che per altri. Ma ancora una volta è una sfida, è qualcosa che ci chiama e a cui non necessariamente eravamo preparati. Come sta andando? Anche questa è una questione che in qualche modo chiama la nostra capacità, la nostra resilienza. Mi ci metto dentro anch'io perché da formatrice, pur conoscendo un pochino della formazione a distanza, mi rendo conto e mi sto rendendo sempre più conto della grande complessità, della grande ricchezza di possibilità, ma anche delle difficoltà rispetto all'apprendimento. Quindi l'autoefficacia è una caratteristica, quanto sentiamo di poter affrontare positivamente quella richiesta ambientale. Poi un altro aspetto importante, la consapevolezza emotiva, delle emozioni abbiamo già parlato. Beh, ritorna questa importante caratteristica, la capacità di stare in contatto con se stessi, di riconoscere quello che stiamo provando e di valutare e esprimere quello che sentiamo in modi adeguati. Altro aspetto, la capacità di problem solving, cioè la capacità di porsi con un atteggiamento che è un atteggiamento positivo e propositivo, in cui affrontiamo i problemi con delle capacità anche di analisi, di osservazione, di creazione di alternative. Vedete come queste sono capacità anche cognitive. Poi un altro aspetto importante è l'empatia. Empatia intesa proprio come capacità di mettersi nei panni dell'altro, da un punto di vista emotivo, quindi di cogliere anche l'ampiezza di prospettive emotive possibili, e in tempi di grandi difficoltà le emozioni in giro sono davvero tante, quindi la capacità di usare la propria empatia è un aspetto che ci può aiutare ad affrontare quei momenti che a volte sono anche di crisi relazionale nella difficoltà più ampia. Un'altra caratteristica individuale che è connessa alla resilienza è la capacità di fare progetti, di pensare per obiettivi, di pensare al futuro e di costruire il futuro. E queste sono alcune delle caratteristiche, ma poi non dobbiamo sottovalutare il fatto che siamo comunque in un ambiente e questo ambiente ci influenza. Bene, ci sono dei fattori ambientali che sono importanti per stimolare la resilienza, ad esempio la qualità delle relazioni. Le relazioni che sono, sì, chiaramente prima di tutto relazioni familiari, ma non solo, relazioni sociali nel senso più ampio. E allora la possibilità di attivare una rete che diventa in alcuni momenti una rete di protezione è un aspetto da non sottovalutare ed è qualcosa che, se ci pensate bene, è forse un aspetto immediatamente coltivabile, perché ha a che fare con la nostra capacità, la nostra possibilità di aprirci all'altro e di, d'altra parte, accogliere l'altro. Allora le competenze sociali chiaramente contano e questo torna a essere in qualche modo un aspetto sì personale, ma anche legato appunto alla relazione, all'ambiente. Mi fermo parlando semplicemente di quello che è un aspetto ulteriormente importante e che ha a che fare di nuovo con la parte personale, anche se poi l'appartenenza ad una comunità lo rende, come dire, una specie di ponte. Sto parlando del coltivare aspetti, avere delle solide basi spirituali,
morali, non necessariamente in senso religioso, ma spirituale sì, morale sì. Ecco, avere delle solide convinzioni morali e spirituali ci aiutano enormemente in tempi di crisi. Questo individualmente, se poi questo ci fa in qualche modo appartenere ad una comunità più ampia, capite come l'effetto è amplificato. Quindi, tornando alla nostra resilienza, gli aspetti personali e quelli relazionali, quindi anche di contesto, contano. Che cosa fare oggi per il nostro compito a casa? Ecco, io ho pensato che a volte è difficile ricordare quanto siamo stati capaci nelle esperienze passate. Non sempre i ricordi ci aiutano, non in maniera immediata. Allora ho pensato di suggerire questo compito a casa, sempre nel vostro bel diario che spero stiate tenendo. Vi invito a prendervi un pochino di tempo e a soffermarvi a ricordare un evento del passato, un evento difficile del passato, un evento in cui siete stati messi alla prova davvero, fortemente, fortemente sfidati. Vi invito a ricordarlo, a raccontarvelo, a fare una narrazione di questo evento, una narrazione scritta solo per voi. E nel raccontarlo vi invito a focalizzarvi su due aspetti. Quali sono state le vostre caratteristiche personali, le vostre risorse personali che siete riusciti ad attivare in quella circostanza? Scrivetevele. E l'altra domanda è: quali sono state le vostre risorse sociali, relazionali? Chi vi ha aiutato? Dove siete andati a chiedere aiuto, se l'avete chiesto? Che cosa c'è stato nell'ambiente, quello più vicino, quello personale, diciamo, della famiglia, dell'amicizia, ma magari quello del lavoro, o magari anche altrove, magari il sostegno è arrivato anche da dove non avevate immaginato inizialmente. Insomma, l'invito che vi faccio è a darvi l'opportunità di ricordare che siete già persone resilienti, perché quell'evento, quegli eventi del passato, sì, ci sono stati, però siamo qui, mi state ascoltando, state parlando, credo state comunque, stiate ragionevolmente bene. Vuol dire che ce l'avete fatta. Se ce l'avete fatta una volta, è possibile tornare a farcela. Ricordatevi come ci siete riusciti. Vi ringrazio, alla prossima!